Salve gente, sono Larus, eccomi qui su Rome 2 Total War con i nostri ateniesi. Nell'ultima puntata abbiamo conquistato Naissus e Pidamos, due piccoli villaggi, così abbiamo completato sia la traccia e abbiamo iniziato a conquistare l'Illiria. Adesso voglio muovermi a nord, conquistando tutta l'Illiria, poi dopo vedrò sul da farsi. Volevo innanzitutto lì tenere al momento a miei confini con Danubio, che passa di qui, però non importa, però magari prendiamo anche la Pannonia dopo un po'. Danubio, vedo qui su e noi rimaniamo qua, va. Faccio che rimanere qui e poi dopo vediamo un po' cosa fare. Mi avete fatto notare che non ho alleati. È vero, non ho alleati. C'è, alcuni mi hanno consigliato di farmi Roma alleato, però ma vediamo che cosa ne pensano. For the Senate's part, be welcome. I listen and speak for them in our dealings today. Vediamo un po'. Tutto un po' No, no, non c'è un po' di aggressione. Allora ha un'alleanza difensiva. Come non ti ha un'alleanza difensiva? È di stato cliente, ovviamente non li va. Ah, che cosa ti va allora? Parlo commerciale? Basta. Non ti va nulla a te. Abbiamo un'alleanza difensiva con la Bitinia. Devo ricordarmi sempre che ce l'ho, però posso trasformarla in un'alleanza, l'alleanza difensiva. Già la Bitinia può essere qualcosa. Please accept us a most humble audience for your terms, my No, io non prince. riesco a Now, sentirli. speak as you will. Ma che cavolo di voce ha? Un doppiaggio bellissimo. Ok, un'alleanza. Non li va. Nessuno vuole essere il mio alleato. Vabbè, se le uccidi, iniziamo già a Be fare con. welcome here and speak as you wish, without fear of consequence or danger. Accordo commerciale non ti va nemmeno in cambio di un po' di soldi. Facciamo 300. Ah. Alcuni mi hanno pure chiesto di fare l'alleanza con l'Egitto, ma dell'Egitto mi pare che non sia rimasto assolutamente nulla. Con I am Siracusa. eager to hear your embassy, inspired as it undoubtedly is by the wit and wisdom of Athena herself. Nessuno va un'alleanza militare. Lei mi chiede il perché, non me lo spiega. È un po' un casino. Non vogliono fare queste alleanze. Dispiace. Ponto. The blessing of the Olympians upon you. What then do your noble people desire of us? Un'alleanza difensiva. You serve your people. Boh, nessuno vuole un'alleanza con noi, quindi dobbiamo solo basare la nostra Ready for forza su noi battle. stessi. It is an honor to serve. Your Ok, orders? innanzitutto facciamo un po' di navi nella mia flotta, per i tasti We leggeri need vanno più more che bene, ships. e poi anche lediere incendiarie che sono fortissime. Quindi torniamo. Già. Un generale. 10.000 Ready sono for qui. E orders. il generale ha bisogno di abilità, li diamo comandante. E ok. We hunger for battle. Direi di spostare i miei uomini anche qui. At your command. Così pian piano poi At dopo ease, riusciamo a ma'am. salire su. Direi di ricercare costruzioni di scudi. Molto bene, quindi possiamo anche tornare per questo turno. L'insediamento principale dell'Illiria è del Minium. Quindi non so come agire. Ho notato che con la nuova patch, parliamo di patch 4, turna.
Mi attaccano. Questi qua vanno via. Beh, queste qua, questa battaglia qui possiamo anche saltarla, eh. Cioè, intanto vittoria decisiva. Sarebbe una battaglia troppo lungo. Troppo lunga e troppo facile. Quindi va bene così, schiavizziamo i prigionieri. E poi dopo continuiamo ad andare verso nord. Veloci, veloci. Roma, mi dispiace, ma vuole un'alleanza. Ma non so perché nessuno vuole proprio un'alleanza con noi. Forse per il fatto lì della guerra contro Sparta, che nessuno è piaciuto. Che erano nostri alleati fedeli. Sparta era il nostro unico alleato, se possiamo dire. Ah. I 10.000 hanno una nuova tradizione militare. Molto bene. Direi di metterli... Formidabili lancieri, sì. Fleet reporting. Ok, molto bene. Intanto, qui hanno fatto il tutto. No, qui non avevo lasciato la costruzione di niente. Ah, è qui che avevo lasciato la costruzione. Però io volevo fare l'officina. Però mi serve come la tecnologia dell'ariete. Che per farci capire questa. Dopo... Va, puntiamo su questa, non su cosa di scudi. Quella lì è un po' più importante. E quindi... Commander? Direi... Voi, questi qua giù, li metto in difesa di Apollonia. Che ho paura... Che a questi venga in mente di... venire a rompermi le balle, quindi... Li lascio lì. Ai da Orsi, che sono miei amici. I am honored to receive you and look forward to your erudite arguments and witty quips. No, mi dispiace, sti qua arrivano tutti felici, siamo felicissimi di sentirvi. Siete benvenuti qui, e poi li ammazziamo, poverini. Però è il destino bisogna accettarlo. Has surely turned her back on your land. Now you will feel the... E ora iniziamo a muoverci di nuovo. We hunger for battle. We take this settlement. At your command. Vogliamo tutta l'unità qui. Destination reached. We take this settlement. Continuiamo l'assedio. E portiamo l'altro esercito qui. Che non posso fare le scalapioli? Ah, perché tra un turno le mura della città cadono. Strano. Particolare. Aspettiamo allora un turno. Ah, intanto dovrei anche costruire qualcosa da qualche parte. Vediamo un po'. Qua facciamo villaggio ellenico di secondo tipo, eccetera, eccetera. Qua tutto a posto. Possiamo fare ancora un po' più di eserciti. Tanto la pirateria come va? Ah, qua c'è tanta pirateria. Quindi facciamo un'altra nave. Qui, nell'esercito di le teste dell'Idra. E aspettiamo un attimo. Qui continuiamo l'assedio. Al Delminium. Tanto a Roma sta andando avanti e indietro. Sempre con ste navi, avanti e indietro. Roma non si espansa proprio. Solo ho preso Ariminium. Velatri, non mi ricordo come si chiama. Poi dopo la Corsica forse, ma non è nemmeno detto.
Questi qua mi vogliono attaccare. Bene, mi attaccano in campo aperto. Hanno l'esercito smaciullato. Molto smaciullato. Chissà perché è così messo male. Non so, messo l'assedio quando erano proprio messi male. Guardate, avranno 2 o 3 uomini per unità. Pochi. Magari riesco anche a farli fuori prima che arrivino con del corpo a corpo. Sono in 307, 237. Qui possiamo dire che saranno un centinaio. Forse 200. Invece i miei sono 2000. All'incirca. Non hanno chance proprio. A meno che hanno, non so, qualcosa di particolare, qualche unità tosta. Mi dispiace sempre però andare contro gli illirici, che sono carini, hanno le armature carine, mi piacciono, sono teneri. Solo che li devo far fuori. Quindi li farò fuori tranquillamente. Ho tanto qui dei picchieri, opriti e ceri. Ah, che bella giornata soleggiata. Forse anche questo esercito qua mi basta e avanza. Non ho anche cambiato il colore, forse di... di come si chiama, delle picche. Qui. Strano, è più... è diverso, una volta... cioè non il colore delle picche, il colore... di quando tu sposti l'unità con la modalità di spiegamento così. Una volta sembrava meno giallo, adesso è più giallo. Era di un altro colore, mi pare. Tutto sto giallo. Starò sulla difensiva. Mi muoverò di qui. Togliamo la formazione a picca e... facciamo formazione di gruppo. Intanto qui mettiamo la cavalleria qua. E la mandiamo in scout. I rinforzi nemici si stanno avvicinando. Guarda che belli che sono i miei uomini. Che bello che è Rom. Sì, buggato come poco. Cioè come pochi giochi. Veramente. Però bello. Mi piace troppo Rom 2. È fantastico. Sarà l'hype immenso che mi... oh mio Dio, guardate che... 14 uomini per unità, ma dai. Guardate qui i cerbiatti. Che belli. Che carini che sono. Che belli. Bellini i cerbiatti. Ok, vediamo un po' che cosa vogliono fare. Guardate che belle però come sono queste unità. Devo spostarci un po' davanti, un po' più in avanti, forse. No. Cioè, ecco. Poverini. Guardate come stanno morendo. Ok, ora ritiratevi però. In seconda e nella seconda linea facciamo una falange. Ma critica. Questa cavalleria qui però non mi piace tanto. Ah, mi attaccano le falangi così. Benissimo, fate pure. Il nostro generale è sotto attacco. Sì, ma non preoccupatevi, dai. Non state facendo cavolate. Bene. Allora l'attacco è andato un po'... diciamo, a donne di facili costumi. E ora...
Aspettiamo. Guardate però che belle che sono le picche. Mi piacciono troppo. Tipo sono... carine. Tutto è carino su Rome 2. Guardate qui. Che belli che sono i picchieri. Guardate come sbraitano. Ma chi è che mi sta sparando? Javel Frombolieri. I miei nemici mortali. Ok, non voglio farmi friggere dalle... dai frombolieri, quindi avanziamo. Non troppo. Ora, vediamo di fare qualcosa di sensato. E voi, state sparando? Molto bene. Dai, caricatemi di petto. Molto bravi. Ora andiamo qui a fare il culo ai frambolieri schiavi. Ok, stiamo andando molto bene. Guardate questo duello. Ah, bello. Mi si stanno difendendo molto bene. Ah, guardate. Avranno le unità belline, però non possono sperare nulla contro i picchieri. Ovviamente non se li caricano davanti. Se li caricano magari da dietro, sì. Ma davanti no. Questi qua invece non si... non si ritirano, eh. Però si stanno ritirando. Oh no, uno dei miei è morto. Dai, yeah. Continuiamo un attimo. Voglio inseguire un'unità in rotta. Guardate che bello. Che bello. Ah già, però voi state ancora sparando. Fermi, fermi. Velocizziamo un attimo. Ah, oh, stanno andando avanti e indietro, distruggendo tutto qua. Perfetto. Andiamo un attimo contro questi qui che ne sono rimasti un po'. Timmi. Così sembra che stanno facendo una marcia di penitenza. Tanto guardiamo lì la carica della cavalleria. Citizen Cavalry. Ah, bellissima. Che belli. Andate un po' più avanti, così. Perché a volte quando la cavalleria si ferma, cioè il nemico che sta fuggendo... smetti di fare la carica, è un po' un casino, quindi devi riassettarla tu manualmente. Un po' un casino, le cariche in tutti i Total War non è che sono mai state buone. La cavalleria a volte si ferma e va nel corpo a corpo. Non è un granché vedere tutto. Ah! Ah! Che bello. Ok, va bene, credo che così può bastare. Vittoria decisiva. Hanno perso 608 uomini. Invece noi ne abbiamo persi 44. Credo la maggior parte tra le picche. State un po' attaccate, sai. Saranno fighi, saranno tutto quello che vuoi, però... non possono tanto perdere nessun uomo. Quindi tutto bene. Dovremmo aver vinto l'assedio. Perché mi segnava che mancava un turno. Presa in schiavitù, quelli lì, sì, tutto bene. Perfetto.
We have consulted the seers. They do not speak well of our diplomatic arrangements. They end here. Ah, a patto di aggressione finito. Che brutti. Sono dei brutti questi. Hanno fatto patto di aggressione, cioè non hanno lasciato finire. Che sono brutti questi. Mi piacciono. Terrore di Ares che possiamo andare contro. Ah no, non possiamo. Però dopo possiamo andare corpo a corpo. Ora? No, non più. Bene, ci manca pane. Perché? Perché? Devo migliorare un po' certi edifici agricoli. Qua innanzitutto ho troppi uomini da reclutare, quindi Terre di Ares possiamo anche convertirlo in qualcos'altro. Tipo, c'è qualcosa che dà cibo? Niente. Qui c'è qualcosa che dà... Ah sì, è sempre lo stesso, stessa provincia. Allora, così, lasciamo stare. Convertiamo qui tutto quanto, ok. Ah, qua non ho ancora convertito nulla. Mi ero dimenticato. Tutto qua. Ok, bene, quindi... nessun altare qui. Veniamo qui, mettiamo un villaggio ellenico. Che ero diventato... Strano che mi ero dimenticato di convertire. Boh, non lo so, mi sarò dimenticato. Quindi, tutto a posto. Ok, torniamo. Ah, abilità a segnare. Mettiamo un... generale. Tutto bene, poi dopo andiamo a far fuori la flotta nemica. C'era lì. Che ho paura che poi dopo torni mi attacchi qualche città che... che è un po' vulnerabile e ho paura che mi dia un po' di problemi, quindi voglio ammazzarli subito. Perché a volte posso... Ecco! Guardali lì! Stanno andando nella città che gli ho conquistato. Trade is the gateway to prosperity. Will you not pass within? La loro voce è bellissima. Comunque sì, accordo commerciale mi va bene, però senza soldi. Anzi, però potevo anche chiedergli dei soldi in cambio. Lasciamo stare. Tutto bene. Ok, tentativi di sabotaggio. Ah, crisi alimentare. Ci andava. Dobbiamo fare fuori il terrore di Ares. No, non scappare. Ah, però sei ancora qui. Ah, bene. Però questa battaglia qua la voglio fare perché non ho mai vinto una battaglia navale. Quindi la devo fare. Anche se di sicuro vincerò, non mi importa, la farò lo stesso. Devo vincere almeno una battaglia navale nella mia vita su Rome 2. Che non siano proprio quelle troppo facili. Oltretutto, con la nuova patch hanno migliorato le battaglie navali. Le hanno rese più... come si può dire? Innanzitutto non hanno più casini con il fatto che le unità di Delia che le mandano un po' a fanculo, abbordano troppo spesso, hanno modificato un po' l'IA. E va bene, wow, che bel sole. E oltretutto hanno messo anche delle cose tipo che le navi da trasporto adesso sono un po' più lente a quanto pare, non ho tanto capito bene. Intanto qui dietro ho i miei picchieri. E il generale e la cavalleria che non mi serverà a nulla.
Perché il generale a cavalleria non serve completamente a nulla. Le lascio qui dietro. Questa formazione va molto bene. Non ho ancora l'artiglieria navale, che è molto potente. Però mi accontenterò. Ah, e mettiamo tutti in modalità fuoco, fuoco-fuocherello. Ok, tutti in modalità fuocherello e andiamo. Loro hanno delle unità un po' messe male, però mi piace picchiare le persone, quindi le picchierò. E non sarà bello da parte loro. Guardate però che bella. Che bella flotta. Che belle queste navi da trasporto. Sono bellissime. Velocizziamo un po' perché la fase iniziale sarà lenta. Giustamente, queste navi qua non sono fatte per passare velocemente il mare, quindi. Ora. Stop. Tutti avanti. Spero che non si schiantino fra di loro le mie navi, che sarebbe imbarazzante. Oh, guardate come stanno bruciando. Non so perché, ma io mi esalto quando le persone bruciano. Ah, qua c'è la cavalleria illirica. Meglio che mando qualcosa in soccorso. Che tosta. Cioè, i miei arcieri non possono far nulla. No, sono più i tasti. Forse qualcosa possono. Unità è stata sbaragliata. Quale? Ma che cavolo sta succedendo? Ma perché stanno affondando tutte? Ma io no, in queste battaglie navali non ci capisco nulla, non potrò mai capirci nulla. Un'intera unità è stata Di sbaragliata. nuovo! Ah, stiamo un po' soffrendo. Ok, ora. Hanno abbordato una delle nostre navi. Il nostro generale è sotto attacco. È inutile, in queste battaglie navali non riesco a far nulla io. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Bene, qui stanno vincendo. Direi di no. Dai, arrendetevi. Molto bene. Andiamo tutti qui all'attacco. Tutti carini. I nostri uomini vacillano. Ah, voi vi state arrendendo? No, state bene, tutto quanto a posto.
Voi qua vi state arrendendo molto bene. E ok, tutto a posto. Ho perso per troppa vita. Impossibile, non riesco a fare queste battaglie navali. Non ci capirò mai nulla. Perché questi qua si stanno ritirando, scusa? Ok. Bene. Speronateli con tutta la vostra forza. Dai. No, voi non... Non dovete. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Dai, tutti quanti su questa qui. Dai, non affondate voi. Please. Non fatelo. Dai, giratevi. Dai, tutti quanti. Bene, bene, bene. Bene, ok. Abbordateli da tutti i lati. I nostri uomini vacillano. Ah, voi non sparate, per piacere. Perché questi qua non vogliono abbordare? Ok, abbiamo vinto. Dopo aver perso tutte le navi abbiamo vinto. Perché continuo a perdere tutte queste battaglie navali? Non ce la faccio proprio. Guardate quante opliti abbiamo perso. Mio Dio. Vittoria pirrica. Ok, devo farmi un corso accelerato di battaglie navali di Rom 2. Io non sono mai stato un genio nelle battaglie navali di qualsiasi Total War. Mai, mai. È solo che mi esalta vedere le navi che si scontrano. Quante unità che abbiamo perso. Uccidiamo i prigionieri. Ok, la paura di Deimos la devo rimandare in qualche luogo della Grecia a ripararsi, tipo l'Hellas. Nell'Hellas potrebbe andare, dai. Alarissa, l'officina qui. E oltretutto un podere. Facciamo. Ok, e oltretutto devo anche reclutare degli arcieri. Ah, Atene. Diamolo un po' più grande. Ah no, devo... Non ho speso tutti i soldi, vabbè. Non importa. Dunque, per questa puntata credo che sia tutto. Ci sentiamo alla prossima, gente. Mi scuso per le cavolate che ogni tanto mi capita di fare con le navi. Però dovrò imparare prima o poi a giocare a Rom con le navi. Ma non importa, imparerò pian piano. Quindi alla prossima, gente, dell'Ares tutto. Ciao!